Ciao propiletti, questo è Electric Pletto. Ah, non voglio farla troppo lunga, sono qui di nuovo per parlare con voi mentre che vedete che si crea un magnifico disegno alle mie spalle. In particolare questa volta abbiamo un altro disegno di Federic 95 Ita, nostro carissimo amico. Non è la prima commissione, come potete vedere se andate in giro un po' nel canale, se mi conoscete insomma. Questa dovrebbe essere almeno la terza per quanto riguarda le magliette. Abbiamo quindi quest'ultima maglietta che avrà al suo interno lui ma anche il suo compagno amico Dlarz. Sì, si dice così se non sbaglio, Dlarz. Altro poke fanatico del web che immagino stia per iniziare una serie insieme a Federic. E mentre che vedete questo disegno che si crea qui dietro alle mie spalle assieme a Federic Dlarz, ci saranno anche altri due Pokémon, ovvero Mew e Marshadow, noi parliamo di altro, parliamo di cose. Allora, avete visto poco fa, quanto? 2 giorni fa è uscito il primo video di Nioh, insomma questo gioco che ho preso, su cui ero inizialmente scettico perché io amo i Dark Souls e i Bloodborne. Avevo paura che invece questo, mentre a guardarlo almeno, sembrasse un po' troppo più Ninja Gaiden, appunto, visto che lo studio Ninja è lo stesso studio che ha fatto Ninja Gaiden. Questo stesso studio che si basava su un titolo molto più d'azione come Devil May Cry piuttosto che di ruolo. Invece, guarda caso, questo gioco qui racchiude e si porta dietro i migliori elementi di giochi di ruolo degli ultimi 10 anni e li mette tutti dentro un gioco, mischiandoli all'azione, alla difficoltà di un misto tra un Dark Souls e un Devil May Cry, un Ninja Gaiden. Quindi diventa quindi un titolo a sé, no? Non tanto una copia di Dark Souls o qualcuno che prende Dark Souls come stampo per fare un'altra cosa, no? È abbastanza singolare come gioco. Mi sta divertendo molto. Devo ammettervi che sono anche un po' moscio questo periodo, sono moscio perché diciamo che sto affrontando una sorta di cambiamento importante nella mia vita, un po' difficile da affrontare, però ci sto provando. E sono anche un po' moscio forse anche perché non capisco cosa fare di questo canale, perché sta diventando un'attività più passiva che altro, visto che sarò sincero e vedete su Instagram ho molti più follower super attivi che rispondono, ci sono, faccio un disegno e ho fatto quello che dovevo fare, no? Durante la giornata ho fatto il mio disegnino, ho reso magari qualcuno contento e tutto. Invece qui su YouTube non so mai bene che cosa fare, non so mai cosa può piacere, cosa non può piacere, quindi finisce che inizio una cosa, poi la vedo calare, allora la lascio perdere. Quindi ne approfitto per dirvi che Mario Galaxy è morto perché appunto ho visto un calo troppo netto, quindi ho pensato lasciamolo perdere. Non so come proseguire per quanto riguarda Mario Maker o Nioh, adesso vedremo, però forse sarebbe più da ragionare insieme sul cosa fare, sul cosa portare qui, perché se magari mi devo concentrare di più sui disegni o sui cartoni, evito di far uscire un video al giorno, ma ne porto uno a settimana, appunto un cartone, o se si tratta solo di disegni ne porto 3 a settimana e così via, per decidere anche insieme qual è il percorso che deve seguire questo strano canale, perché ora come ora non è che ne stia seguendo uno molto chiaro. Infatti la crescita si sente molto di più appunto su Instagram, dove è abbastanza chiaro il percorso, esce 1 o 2 disegni al giorno e carini, belli, che magari possono far sorridere, e questo è il punto. Oddio, sarà suonato un po' troppo lamentoso immagino, quindi adesso cambiamo subito argomento. Abbiamo altro lavoro tra le mani, anche con i mezzi stessi. Oggi c'è un piccolo, che io non posso dire più di tanto, lo sapete, però diciamo che c'è una sorta di appuntamento tra Vegas e qualcun altro per vedere se possiamo portare avanti un progetto. Questo è una cosa. Poi stiamo lavorando per il rinnovo delle grafiche di un negozio che si trova a Milano e che lavora con molti youtuber, che si chiama Pianeta Hobby. Non so se lo conoscete, ho visto il loro sito, vende un sacco di cose interessanti tra action figure, carte collezionabili, giochi, pupazzi, fumetti, di tutto di più, perché alla fine è quasi come una fumetteria, immagino, o tipo una fumetteria un po' più nerd, quindi anche altre cose interessanti come appunto, dicevo, le action figure. Action figure di cui tra l'altro vorrei comprarmene ancora un altro paio almeno da mettere qui in ufficio. Peccato, gran peccato, che le mie preferite, quelle che mi piacciono di più, sono tipo della
Square Enix o di qualche altra casa che se le fa pagare caro. Insomma, stiamo parlando di 50-60 euro di action figure, se non di più. Quindi finisce sempre che non me ne prendo neanche una. E se mai avete fatto caso, le action figure che ho qui nel mio ufficio sono semplicemente uscite con Collector's Edition di vari videogiochi. Quindi alla fine la spesa è stata per il gioco, una piccola spesa in più per l'action figure, niente di assurdo. Ne ho vista una, tra l'altro, di Squall. Non so se avete presente Squall, è il protagonista di Final Fantasy VIII. E ne è stata fatta una sua, in particolare basata sulla sua versione in Dissidia. Dissidia, che era un gioco per PSP in cui si affrontavano in stile Super Smash Bros. Tutti i personaggi più importanti di Final Fantasy contro tutti i cattivi più importanti di Final Fantasy. E quindi sono stati un po' rinnovati dal punto di vista grafico alcuni personaggi, perché comunque si entravano a far parte del mondo moderno. Non è che potevano lasciare dei personaggi in 2D, insomma, dovevano dargli una somiglianza a 3D. E un piccolo rinnovo l'ha avuto anche Squall Leonard del Final Fantasy VIII, di cui appunto è stata fatta questa fantastica action figure che voglio assolutamente, però è una delle più costose. E già che ci siamo, andiamo a controllare, perché tanto io qui il mio computer al mio fianco, quindi come si chiamava? Play Art Sky con la K. Kai Merchandise Square Enix Online Store, no, Play Art Sky, eccolo qui. Oh, abbiamo già delle action figure di Noctis di Final Fantasy XV, ma non mi fa impazzire la faccia, almeno non mi fa impazzire la faccia. Adesso volevo vedere se si poteva zoomare. Ah, non è fatta male invece. Devo dire che invece non è fatta poi così male. Action figure di Noctis, volete sapere quanto costa l'action figure di Noctis della Square Enix Play Art Sky? Costa 109,99 euro. Hai capito? Ma tu guarda la miseria. Oh wow. E come se non bastasse, lo Squall di Final Fantasy VIII di cui vi parlavo, della versione Dissidia, che quando io sapevo insomma costasse sui 60 euro qualcosa del genere, invece costa 118,99 euro. Una action figure, Cristo, una action figure che sarà grande neanche quanto una bottiglietta di Coca-Cola. Quindi boh. Scorrendo ci sono action figures anche di Gears of War e altri personaggi di Final Fantasy 15, da tutti, di Batman, vedo un Tomb Raider, Assassin's Creed, Superman, oh, un sacco di personaggi anche di fuori di Final Fantasy e del merchandise insomma classico della Square Enix. Un sito che consiglio senza dubbio, ma non è che adesso vi invito insomma a spendere così tanti soldi per un cazzo di pupazzo, perché questo di cui stiamo parlando, per quanto sia figo e bello, io non so se riuscirei a spendere così tanto per un pupazzo di plastica, perché tanto alla fine è plastica. Oh, sentite, questo è il mio telefono qui in ufficio che squilla. Aspetteremo che qualcuno risponda così che io possa continuare a parlare. Eccoci qui. Oh, addirittura di Star Trek ci sono le statuette, le action figure. Action figure. Comunque, a proposito del disegno che state vedendo qui dietro, prima che mi insultiate, mi sono scordato di registrare la parte del colore, ok? Quindi vi farò vedere adesso il disegno completo, ma non potrete vedere la parte del colore proprio perché non l'ho registrata, perché mi sono dimenticato. Questo è la parte, la cosa più brutta del lavorare in cose multitasking, quando stai lavorando più cose, un po' il disegno di Federic, un po' un altro disegno, un po' un altro disegno, succede che non ti ricordi mai quando devi fare iniziare a registrare, visto che devi registrare soltanto quello di uno e non quello di un altro, così via, che insomma perdi il filo, ti scordi. Ecco, ho fatto la cazzata anche stavolta, quindi non abbiamo il colore, lo potete vedere solo finito. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Questo è Electric.